No, non è la foto di un animale, ma quella di una donna. Alice Elizabeth Doherty, nata con una particolarità fisica sorprendente. Lunghi capelli biondi si estendevano lungo il suo corpo. Doherty soffriva di ipertricosi languinosa, una malattia estremamente rara. Fin dai suoi 2 anni i suoi genitori hanno deciso di esporla come un'attrazione, poi come mezzo di sussistenza nella one-man band del professor Weller in tutto il Midwest degli Stati Uniti. A 5 anni i suoi capelli avevano superato 1,30 m, poi 2 metri alla sua adolescenza, ed è grazie a questa capigliatura fuori dal comune che Doherty ha potuto provvedere ai bisogni della famiglia. La povera donna si è ritirata dall'industria dell'intrattenimento nel 1915, quando aveva solo 28 anni. Muore a 46 di una polmonite bronchiale. Tra l'altro non c'è solo Alice Doherty che ha servito da clown infelice per divertire le persone. Molte altre persone sono servite da fenomeni da circo a causa dei loro fisici fuori dal comune. Per i deboli di cuore, resistete. Josephine Myrtle Corbin è nata nel 1868 nel Tennessee con 2 bacini distinti fianco a fianco a partire dalla vita, perché l'asse del suo corpo si divideva man mano che si sviluppava, e ovviamente ogni bacino aveva il suo piccolo paio di gambe. Ironia della sorte, Myrtle aveva tantissime difficoltà a camminare. Fin dai 13 anni Corbin è stata spinta nel mondo degli spettacoli, facendosi chiamare ragazza a 4 zampe del Texas, ma lontana dal passare per un mostro, Corbin era apprezzata da tutti. Tra l'altro, su uno dei suoi primi volantini promozionali era stata descritta come di un temperamento tanto mite quanto il sole d'estate. A 19 anni Myrtle ha trovato l'amore e ha sposato James Clinton Bicknell, con il quale ha avuto 4 figlie e 1 figlio. Myrtle muore nel 1928, a 60 anni. Il suo feretro è stato conservato da più membri della sua famiglia il tempo che le spoglie si putrefacessero, per evitare così che dei saccheggiatori di tombe le rubassero. Anche dei medici e dei collezionisti privati avevano proposto un generoso compenso finanziario per avere il suo cadavere. Siamo d'accordo, non aveva nulla di un principe, se non che fosse altrettanto popolare e che veniva soprannominato così, Prince Randian. Nato nel 1871, quest'uomo era anche soprannominato l'uomo serpente, l'uomo tronco, il bruco umano, il sigaro umano oppure il torso vivente. Eppure non era nulla di tutto ciò, era un artista da circo americano di origine guyanese che veniva sollecitato per il suo fisico insolito. Tra l'altro lo avrai sicuramente visto nel film cult Freaks. Prince Randian non aveva ovviamente sangue reale, visto che i suoi genitori erano dei lavoratori indiani e che persino il suo nome di nascita resta ancora un mistero. La sua malattia è causata dalla sindrome della tetraamelia, una malattia genetica molto rara che lo ha privato dei suoi arti. Nonostante ciò, Randian si è sposato e sua moglie ha portato il nome di Princess Sara. A 18 anni il ragazzo vola verso gli Stati Uniti e diventa un'icona dell'attrazione popolare del freak show di Coney Island. Eserciterà fino alla sua morte a 63 anni in seguito a una crisi cardiaca. Nato nel 1841 nel Massachusetts, Isaac Sprague aveva un aspetto normale durante la sua infanzia. Solo a partire da 12 anni ha iniziato a perdere peso dopo una malattia. La perdita di peso è proseguita per tutta la vita, anche se divorava tutti i piatti che gli venivano serviti in abbondanza. Ma il suo stato era causato da un'atrofia muscolare progressiva estrema, la quale è stata peraltro la causa della sua morte a soltanto 46 anni. Il suo stato lo costringeva ad assorbire continuamente dei nutrienti, sicché quando stava molto male indossava una borraccia riempita di latte intorno al collo che sorseggiava per non svenire. Da vivo Isaac ha avuto più lavori, ha lavorato come calzolaio e come droghiere, e siccome il suo stato fisico lo rendeva poco produttivo si è ritrovato disoccupato, fino a quel famoso giorno in cui gli venne proposto di lavorare in un circo. È qui che la sua carriera da artista ha avuto un'espansione fenomenale, è diventato popolare con il nome dello scheletro vivente. Così ha lavorato per P.T. Barnum nello spettacolo Our American Museum Freak per $80 a settimana. Nel frattempo ha sposato Tamar Moore, con la quale ha avuto 3 figli. Ha vissuto una vita sana e più o meno normale, finché morisse di asfissia e di povertà. In quel momento misurava 168 centimetri e pesava solo 19,5 kg. Questo bel sorriso apparteneva a William Henry Johnson, il quale era famoso nell'ambiente del freak show con il nome di Zip the Pinhead. Nato nel New Jersey all'interno di una famiglia estremamente povera e figlio di ex schiavi, William Henry è cresciuto ma la sua testa ha rifiutato di seguire. Ciò lo ha presto mandato nel mondo del circo, in cui si è accettato di impiegarlo come attrazione per il circo Van Emburg a Somerville. Così, con il permesso dei suoi genitori e in cambio di denaro, è stato esposto come un anello mancante, apparentemente catturato in Africa ed esposto in una
una gabbia. Lo so, ci può scioccare, ma quell'epoca era all'ordine del giorno. Ha iniziato i suoi 18 anni e la sua carriera si è estesa su oltre 60 anni. La cosa più triste nella sua storia è quella che Johnson è stato denigrato, bombardato di monete e trattato da incrocio tra un negro e un babbuino. In tutto avrà divertito più di 100 milioni di persone. Infine è deceduto per una bronchite e fortunatamente per lui, tra l'altro, perché si è liberato di una vita misera. Chi avrebbe detto che quest'uomo somigliasse alla sua nascita a tutti i bambini del mondo? Joseph Carey Merrick, nato nel 1862 a Leicester, ha iniziato a presentare verso l'età di 5 anni alcune deformazioni anormali. Un piccolo foruncolo si annida sulle sue labbra, poi si gonfia finché il suo viso prenda delle proporzioni smisurate. Dopodiché toccò al suo corpo trasformarsi. La sua fronte, il suo braccio destro, la sua schiena, la sua mano. In appena qualche mese Joseph era diventato un mostro. Beh, agli occhi delle persone. Perde sua madre ha soltanto 11 anni e suo padre si risposa poco dopo, respinto da suo padre e dalla sua matrigna, è costretto a lasciare la casa per andare a vivere da suo zio. Ai suoi 17 anni entra alla Leicester Union Workhouse, poi, qualche anno dopo, contatta uno showman di nome Sam Thor per proporgli di farsi esporre mediante un salario. Thor vede in lui un'opportunità grandiosa, così lo chiama l'uomo elefante, gli fa fare il giro delle Midlands dell'Est, poi lo manda a Londra per essere esposto in un negozio di gaffe a un soldo, dopodiché viene impiegato da un chirurgo di fama di nome Frederick Treves, il quale gli propone un esame fisico e lo espone durante una riunione della Società Patologica di Londra. Dopodiché Merrick lavorò nel circo di Sam Roper e fece un tour in Europa. Nel frattempo ha avuto molti colpi di scena, tra le altre cose è stato derubato dal suo road manager, poi abbandonato a Bruxelles. Alla fine della sua carriera è andato a vivere in un ospedale di Londra, laddove si è fatto mantenere da Treves fino alla sua morte. Si racconta che sarebbe deceduto per una lussazione del collo. Il suo scheletro è attualmente esposto al Royal London Hospital, se per caso vuoi passare a salutarlo. Nata con quattro gambe, Lily B. Williams è diventata un fenomeno mondiale negli anni 30 ed era anche la stranezza umana pagata meglio della storia. Lily B. è nata in Georgia, assolutamente normale, se non che il suo gemello in miniatura spingeva profondamente sul lato sinistro del suo addome. Figlia di poveri contadini e agricoltori, Lily era la più giovane di 12 figli, senza contare suo fratello parassita, che aveva anche lui due gambe e un braccio con tre dita. Tuttavia Williams era dichiarata in perfetta salute. È appunto questo fratello gemello che farà in modo che Lily abbia avuto la gloria a soltanto 2 anni, visto che è stata scoperta da uno showman professionista di nome Dick Best, il quale l'ha esposta nel suo museo di New York con un nuovo nome d'arte, Betty Lou. Dopodiché ha attirato Robert Ripley di Believe It or Not, il quale l'ha assunta per $250 a settimana. I suoi redditi sono allora velocemente saliti man mano che maturava, finché è arrivata a guadagnare $1000 a settimana. Per i suoi genitori poveri era la gallina dalle uova d'oro. Betty Lou era famosa per essere molto bella e molto intelligente, è deceduta in seguito a una crisi d'asma al suo domicilio nel New Jersey a soltanto 23 anni. Una vita breve ma palpitante. Ecco Jack Earl, o più famoso con il nome di gigante del Texas. Sì, lo so, nel frattempo c'è stata una miriade di giganti in America, ma Jack Earl era all'epoca sua molto particolare. Nato nel 1906 con un peso insufficiente, Jack aveva stranamente una piccola statura alla sua nascita, e durante il suo 7° compleanno, che ha avuto una spinta di crescita improvvisa e inspiegabile, finché abbia raggiunto più di 2,30 m. Come la sua statura, anche la sua carriera ha avuto un'espansione folgorante. Earl è apparso in dei film e ha fatto grandi spettacoli. A 16 anni è stato assunto dalla Century Film Company per recitare in cortometraggi comici e dei film per bambini come Jack e il fagiolo magico. Ha anche diretto più di 24 film. Una grande carriera per un grande uomo. Purtroppo la sua carriera cinematografica è stata improvvisamente interrotta da un incidente. Una brutta caduta che è stata causata da un tumore ipofisiario che pungeva il suo nervo oculare. Dopodiché si è lanciato in degli spettacoli paralleli e dei circhi fino al 1940. Poi è deceduto nel 1952. Se vedessi la parte alta del suo corpo, giureresti che sia assolutamente normale, ma se si abbassa un po' la telecamera, ecco, così osserverai che non lo è affatto, visto che Ellie Bowen, famoso con il nome di The Legless Wonder o The Legless Acrobat, non aveva gambe. Aveva un busto attaccato direttamente a dei piedi. Questo artista americano era presentato come il più bell'uomo del mondo dello spettacolo e come una meraviglia del vasto mondo. Misurava 64 kg per 61 cm. Ellie Bowen è nato nell'Ohio con dei piedi non sviluppati direttamente attaccati
attaccati alle anche a causa di una malformazione congenita rara, ricordando gli arti di una foca. Ha imparato a camminare sulle sue mani con l'aiuto di blocchi di legno e ha velocemente acquistato abbastanza forza nel suo petto per iniziare a sperimentare delle acrobazie. Si racconta che a 13 anni Ellie ha integrato il famoso gruppo itinerante Major Brown's Colosseum, in cui ha effettuato delle capriole acrobatiche come delle ruote di carro, dei salti mortali e dei salti mortali all'indietro. Poi ha raggiunto il Pullman Brothers Side and Show e 3 anni dopo Cooper, Bailey & Co. Poi si è prodotto per il circo Barnum & Bailey in Inghilterra, dopodiché diventa famoso per il suo lavoro acrobatico in cima a un palo di 3 metri. La sua carriera, ritmata da piccoli spettacoli di carnevale e da grandi circhi diretti da James Anthony Bailey e P.T. Barnum, è finita dopo mezzo secolo. A 79 anni Bowen ha continuato a lavorare per Coney Island Dreamland Circus Sideshow. Avrà esercitato fino alla fine della sua vita, fino al 1924, avendo allora 80 anni. Ellie Bowen decede al circo Dreamland di una pleurite causata da una polmonite. Ora dici, cosa ne pensi di questi mostri del circo? Ecco 2 video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!